Non si può più continuare a concepire l'universo come se fosse una struttura costituita da frammenti sparsi nello spazio, ma bisogna concepire questa struttura come un tutto unico. Noi continuiamo a parlare di al di qua, al di là, di visibile e invisibile, di materia e spirito, senza mai avvederci che le due cosiddette metà, se di metà si può parlare, sono coesistenti. Se io guardo il palmo della mia mano, io dico che questo è il davanti, allora il dorso è il di dietro, che senso c'ha? Ma potevo fare anche il contrario, no? Dire che il dorso è il davanti, questo è il di dietro. Ma davanti o dietro è sempre la mia mano. Sto parlando della mia mano, non sto parlando di altro. La fisica meccanicistica continuava a dire che esiste l'altrove, quindi esiste la distanza, esiste la lontananza. Oggi la fisica quantistica invece asserisce che esiste l'ovunque, ma l'ovunque significa dappertutto. Quando io vedo un oggetto, io vedo un qualcosa di solido, poi vedo un qualcosa frapposto fra me e lui di invisibile, quindi di non solido, poi quando arriva a me vedo qualcosa di solido, no? Ma io, ciò che è frapposto e quell'oggetto sono tutti, è sempre una stessa essenza che si costituisce ora densa, ora meno densa, ora densa, e questo ci fa apparire tutte le cose come separate e divise. Se io prendo un fotone, lo scindo in due fotoni, si è visto che un'informazione data ad uno si traduceva istantaneamente all'altro e viceversa. I due elettroni, anche qualora venissero separati, rimangono in comunicazione sebbene li separi un enorme spazio. Questo esperimento è stato fatto quando è stato portato un elettrone a Roma e un elettrone a Ginevra. Quando l'elettrone su a Ginevra si girava di spin, anche quello a Roma faceva la stessa cosa. 732 chilometri di distanza, istantaneamente si girava lo spin. Questo voleva dire che l'informazione era istantanea e che quindi non c'era più bisogno di percorrere una distanza tra l'una e l'altra per trasferire l'informazione dall'una all'altra. Non esisteva più lo spazio, non esisteva più il tempo. Se si capisce che gli elettroni sono immersi in questo mare che la fisica non ha ancora compreso, si capisce anche che le distanze sono solo una nostra impressione soggettiva, quindi due elettroni, anche stessero a un milione di anni luce di distanza tra loro, sarebbero sempre in comunicazione. Questo è l'entanglement, l'intreccio. Quando uno ha compreso che dietro all'entanglement non c'è che una spiegazione semplicissima, capisce la vita, capisce la morte, capisce la spiritualità, capisce la materialità. In una parola, capisce. Se così stanno le cose, vuol dire che non c'è congiunzione fra me, lo spazio, l'altra particella ancora, che tutto è un unico tessuto, che tutto è una stessa cosa. Allora anche io sono un cosmo che si è individualizzato esattamente come può fare un cristallo di ghiaccio nell'acqua. Che cos'è quel cristallo di ghiaccio? Non è altro che un oceano, un'acqua individualizzata, ma che non deve sentirsi a sé stante. Perché se a me chiedono chi sono io non posso rispondere altro che dire io sono il tutto.